La protesta di stamattina degli agricoltori. Sì, noi oggi siamo qui nell'ambito di un'iniziativa che si estende su tutto il territorio nazionale, con Agrinsieme, che raccoglie unitariamente le sigle di Confcooperative, di Confagricoltura, CIA, e AGC e LegaCoop. Diciamo è un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente per manifestare innanzitutto il nostro slogan, che è la difesa del comparto agricolo e agroalimentare campano, che sta vivendo soprattutto negli ultimi tempi ferite profonde, a partire dalla terra dei fuochi, ma soprattutto soffre la disattenzione rispetto a delle urgenze. Le 136.000 imprese che si occupano di agricoltura in Campania hanno necessità di avere delle risposte concrete in termini di riduzione della burocrazia, che diventa sempre più pesante e diventa un costo di gestione importante, e poi la continua e altalenante improvvisazione sulle normative fiscali. Basta pensare all'IMU, promesse non mantenute. Quindi noi quest'oggi insieme vogliamo qualche risposta, vogliamo portare alla prefettura, quindi al viceprefetto vicario, le nostre istanze in un documento unitario che raccoglie in 15 punti quali sono le emergenze, le nostre istanze, nostre, dei nostri cooperatori, degli agricoltori della provincia di Salerno, ma anche di tutta la Campania. Siamo con il presidente di Confagricoltura. Quali sono le problematiche e i motivi che vi hanno spinto questa mattina a protestare davanti alla prefettura? Diciamo che noi tutti richiedono, il mercato richiede delle aziende che siano aziende a 360 gradi attive. Noi vogliamo che, come sono performanti le nostre aziende, sia performante anche lo Stato. D'altra parte il mercato a noi ci impone un modello che sia un modello organizzativo funzionale, e noi quando ci confrontiamo poi con lo Stato ci rendiamo conto che quello che ci è dovuto, a partire dalle infrastrutture, a partire da tutto quello che ci permette di operare come le altre nazioni europee, il nostro Stato purtroppo non lo fa. Siccome noi il nostro dovere lo facciamo, le tasse le paghiamo, facciamo anche di più di quello che dovremmo fare, visto quello che ci ritornano indietro, chiediamo che si sburocratizzi e si crei uno Stato capace di mantenere le aziende all'interno della comunità europea competitive. Il ruolo nostro lo facciamo, lo Stato deve fare il suo.